la mia fede vi fa star bene, perché io Dio dalla mia parte, io la Madonna. In questi 2 mesi e mezzo, diciamo anche 3 mesi, mi è stato detto di tutto. Mi avete dipinta come un mostro. Mi avete detto che sono una truffatrice, che sono Satana in persona, che sono una che scappa. Mi avete detto che sono blasfema, che sono eretica, anche quasi alludendo che sia anche prostituta. Credo che mi avete detto di tutto. Io parlo dei media e di coloro che vanno e si divertono ad andare in televisione tutto il giorno. Evidentemente non hanno molte cose da fare, oltre che screditare le persone. Chi ha la fede non fa questo. Chi ha la fede si mette in preghiera. È il 3 maggio. Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano, starebbe cercando di contattare la Madonna. La donna afferma che il terzo giorno di ogni mese la Vergine le sussurri un messaggio all'orecchio. Ma prima del suo appuntamento mistico, la santona ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dalla collina delle presunte apparizioni, la Cardia si è sfogata con i giornalisti, colpevoli, secondo lei, di averla screditata agli occhi dei suoi seguaci. La veggente dice di avere un legame diretto con la Madonna da 7 anni. Afferma che la Vergine le comunica messaggi, che lei trascrive subito su un quaderno per poi leggerli ai suoi fedeli. La Cardia, originaria di Messina ma trasferitasi a Roma, parla addirittura della sua capacità di moltiplicare il cibo. Afferma che la statua della Vergine, di cui è proprietaria e custode dal 2016 Lacrimi Sangue. Su questi fenomeni stanno indagando sia la Procura di Civitavecchia che la Curia. Chi di dovere sta conducendo gli opportuni accertamenti, ma c'è già una certezza scientifica. Il sangue prelevato nel 2016 dal volto della statua apparteneva alla veggente. Lo hanno accertato i carabinieri del RIS. Il 3 maggio è stato il giorno dell'ultimo presunto contatto della Cardia con la Madonna. Durante il suo sermone, la donna ha detto: Che hai detto che addirittura siamo stati quasi ricattati, che vogliono espropriarci il terreno se continuiamo a venire qui a pregare a casa nostra. Che hanno chiamato una task force di poliziotti di tutti i generi, dalla Cenere, come se fossimo in uno stadio. Tra tutte le altre cose che mi sono state dette, che io faccio business. Però, che strano, com'è possibile che invece tutte le emittenti ringraziano, visto che il share sale addirittura del 20%, con la mia faccia, con quella di mio marito e sulla nostra pelle? Dove io non ho mai preso un centesimo, io non ho un aggettivo, sinceramente, per definire questa gente. Con il clima di odio che è stato tenuto su, avete cercato di farmi odiare, detestare la gente. Non solo non si sono allontanate, non solo ci vogliono bene, vanno anche in più di quelli che voi pensiate. Ma sapete perché? Perché ci conoscono. Perché sanno che siamo persone serie e brave persone. Voi potete dipingere il demonio e far finta che non esista. E invece esiste. Ma non sono io il male. Se Dio è con me, chi può essere contro di me? E io non sono mai scappata da qui. Sono qui. E intendo stare qui, insieme alle persone che ci vogliono bene, e intendo continuare a pregare in questo luogo. Al termine del discorso, i fedeli hanno applaudito. Alcuni, infatti, credono ancora ai miracoli raccontati dalla veggente. Tuttavia, entro 90 giorni il santuario sulla collina di Trevignano dovrà essere demolito. Lo ha ordinato il sindaco del paese. Ma Gisella Cardia non ha intenzione di tirarsi indietro e aggiunge:
E intendo continuare a pregare in questo luogo. Benedetto da Dio! Non mi arretro, ma neanche di un millimetro, perché sono nella casa di Dio! In seguito, rivolgendosi ai giornalisti, ha detto: «Voi avete già deciso che questo luogo non è sacro, ma non dobbiamo rendere conto a voi. La Madonna parla da anni». Poi l'incontro con la Madonna. A un certo punto la veggente ha preso carta e penna e ha iniziato a scrivere ciò che la Vergine le stava dicendo. Dopo aver finito di scrivere il messaggio, lo ha letto ad alta voce ai fedeli. Allora, la Madonna dice: «Figli miei, sono la madre di misericordia. Figli cari, non abbiate paura, perché io sono sempre accanto a voi. Figli, pregate sotto la croce del mio Gesù affinché possa aprire i vostri cuori e alimentarvi dell'amore di Dio. Figli, pregate affinché la misericordia copra il mondo, soprattutto questa umanità che sta andando verso l'autodistruzione. Figli miei, ormai la giustizia di Dio dovrà fare la sua strada. Pregate, figli, pregate molto. La purificazione sarà dura, ma necessaria. Amen». Sono le 16 e la missione è stata compiuta. Gisella Cardia lascia la collina di via Campo delle Rose a Trevignano, accompagnata dalle guardie del corpo e dai credenti in pettorina. Su una cosa ha ragione: ci sono ancora molte persone che credono che sia davvero in contatto con la Vergine.